E allora, ho approfondito quello che è il tema delle agromafie e degli agroreati, però sotto diversi punti di vista, quindi eh, quello che può essere il caso del caporalato, quindi sfruttamento di persone in quelli che sono eh, appunto settori prettamente eh, agroalimentari, quanto piuttosto la protezione di prodotti GP e DOP di cui noi qua nel nostro territorio appunto eh, abbiamo a che fare tutti i giorni. Fenomeni di illegalità nel nostro territorio se ne trovano? Sì, sì, allora ehm, guardando su, appunto, cercando in diverse riviste, diversi, eh, diversi giornali e libri, su, mh, per, su quello che è appunto il, tutto il nostro territorio, sicuramente l'Emilia-Romagna, a livello di statistiche è la regione che Diciamo, si difende al meglio, però è anche la regione più attaccata perché oggettivamente abbiamo il più alto numero di prodotti registrati, in, cioè, non solo in Italia ma anche in tutta Europa e in tutto eh, il mondo. E infatti anche nel mio lavoro mh, spiego come sì, il, le mafie o comunque in generale il concetto di, cioè, dal punto di vista legale questi vengono attaccati sul nostro territorio, ma è un fenomeno che... Va anche oltre l'Italia, oltre l'Europa. Un esempio può essere l'Italian Sounding, ovvero quel fenomeno per cui vengono venduti dei prodotti che con il nostro territorio non hanno nulla a che fare, richiamando però quelli che possono essere nomi o eh, immagini che invece appunto sono propri dei nostri prodotti e del nostro territorio, andando quindi a ledere quelli che sono i nostri produttori, le nostre imprese e tutto ciò che riguarda diciamo, questo settore. Il mio lavoro era una, possiamo definire un'apologia nei confronti di una, una categoria professionale, che è quella dei notai. Io, a 14 anni, purtroppo mio padre fu coinvolto in un un'inchiesta giudiziaria a Calabria. Era stato incaricato in di procurare delle macchine a noleggio per, esegu per eseguire un'autostrada una, un, un e la pubblica accusa gli attribuì l'avallo di preventivi gonfiati. Quindi entrai, ehm, fu rinviato a giudizio per fraude e truffa e poi nel 2013 fu ehm, assolto dal tribunale di Locri. E a 14 anni ero piccolo, entrai per la prima volta in uno studio notarile e mi ubriacai: nel senso che fui travolto e mi, mh, da un'emozione e mh, avrei voluto diventare notaio, mi sono iscritto a giurisprudenza. E, mh, diciamo che mh, oggi mh, la. Questa categoria di notai è malvista in Italia, purtroppo frutto di liberalizzazioni continue. Borsellino diceva una cosa molto fondamentale, che per avere uno Stato credibile, per combattere le mafie, non si può passare solo dall'azione giudiziaria, di polizia e magistratura, ma si debba iniziare dalle fondamenta. Queste fondamenta per me vuol dire notaio. Il notaio è chiamato ad eseguire un controllo di, preven di preventiva legalità nei confronti delle società. E se non c'è notaio, c'è corruzione molto spesso, ce lo dicono i dati. Quindi, il, mio, il titolo del mio, del, mio, del mio elaborato era crescere nel rispetto della legge e non è un titolo a caso, quest'anno c'è stato il 54 congresso notarile che il tema era crescere nel rispetto della legge, la legalità deve essere un fine, si possono eseguire certo obiettivi di semplificazione e, e, nei confronti dei cittadini, ma mettendo sempre al centro delle riforme il notaio e un controllo di preventivo di legalità esercitato da un pubblico ufficiale.